30 maggio, buongiorno, ben trovati con la prima edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. In apertura del nostro giornale parliamo di lavoro, non chiuderà lo stabilimento savigliano della Securit Saint-Gobain, lo ha deciso l'azienda nel corso dell'ultimo vertice con il governo, salvi 300 lavoratori della fabbrica. Brutte notizie invece per i colleghi dello stabilimento di Cervasca, dove restano confermati gli oltre 140 esuberi. Il servizio. Buone notizie per i 300 lavoratori della Securit Saint-Gobain di Savigliano. Lo stabilimento non chiuderà. Nel corso del tavolo di trattativa al Ministero delle Attività Produttive a Roma, i responsabili della multinazionale francese del vetro hanno fatto un passo indietro. Dopo due mesi di scioperi e picchetti davanti all'azienda, finisce l'angoscia per tante famiglie, tante ma non tutte. Perché se è vero che la produzione continuerà, in agenda ci sono comunque dei tagli, specie per lo stabilimento affiliato, l'Eurovedere a Cervasca. Pare che l'intenzione sia quella di puntare decisamente sulla produzione dei parabrezza e di rinunciare invece a quella dei laterali, ritenuti meno redditizi. Una soluzione che comporterà comunque un processo di ristrutturazione e sacrificherà di fatto 143 lavoratori dell'Eurovedere, unici esuberi confermati. La crisi è tutt'altro che superata, anche se i sindacati plaudono una soluzione che segna comunque la ripresa. Ad oggi dicono non siamo in grado di dirvi quanti lavoreranno ancora e quanti dovranno lasciare la Securit, però sappiamo che si lavorerà. Priorità assoluta insomma alla riapertura della fabbrica, poi si vedrà. Restano la rabbia e l'amarezza dei 132 operai e degli 11 impiegati di Cervasca, che insieme ai colleghi di Savigliano avevano protestato e sperato. Per loro non è servito a nulla. Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria. Dal Senegal gestivano siti internet e blog che inneggiavano alla Jihad, la guerra santa islamica. L'accusa nei confronti di Abdul Kadir Fall Mamour, l'ex imam di Carmagnola, espulso dall'Italia nel novembre 2003, della moglie italiana Barbara Farina, sposata con rito islamico. La coppia è stata denunciata alla procura di Torino dopo un'indagine condotta dalla Digos e dalla polizia postale. I blog, che hanno registrato migliaia di contatti in due anni di attività, sono stati oscurati. Resta in carcere Giuliano Soria, almeno fino al 12 giugno, quando scadranno i termini della carcerazione preventiva. In cella, nonostante il parere favorevole della procura e domiciliari. Motivo per il GIP, l'atteggiamento dell'ex patron del Grinzane non è stato collaborativo. Da quanto trapela in questi mesi, Soria non ha mai rivelato nulla. Nulla di quel che resta dell'impero che aveva costruito insieme al fratello Angelo, con un tesoretto di fondi pubblici. Mai un'ammissione, mai una confessione, nemmeno parziale. Il professore, insomma, resiste anche alla dura esperienza del carcere, tenendosi ben stretto quel che gli inquirenti non sono ancora riusciti a trovare e a sequestrare. Idem per quanto riguarda il fratello Angelo, rinchiuso anche lui alle Vallette dopo le dimissioni da funzionario regionale. Anche da lui nessuna confessione, nemmeno una parola. Né Giuliano né Angelo Soria hanno voluto raccontare in retroscena, segnalare i nomi dei probabili complici nelle malversazioni milionarie. Così i fratelli Soria restano in carcere mentre le indagini proseguono su due filoni. Uno legato alla Fondazione Cesare Pavese e al Comitato Nazionale, presieduto dall'assessore regionale alla cultura Gianni Oliva. Qui gli investigatori hanno trovato tracce di finanziamenti pubblici concessi senza il benché minimo controllo. E poi ci sono i fondi Roma e Bruxelles, milioni di euro finiti nelle casse del Grinzane grazie a documentazioni false o addirittura inesistenti. La cronaca: è stato trovato senza vita ieri sera il cercatore di funghi disperso sui monti della Val Sangone. Andrea Giaccone, 58 anni, di Coazze, è morto a causa di un malore. Il suo corpo è stato trovato in un bosco sopra la borgata Giaconera, sulle montagne della Val Sangone. L'uomo si era avventurato sui monti sopra la borgata dopo aver parcheggiato la sua auto. Nel pomeriggio, non vedendolo rientrare a casa, il fratello aveva dato l'allarme ai carabinieri di Giaveno. In serata il ritrovamento del cadavere. E ancora con la cronaca ci spostiamo nel Cuneese, un vero e proprio laboratorio tessile illegale, quello che si sono trovati davanti i carabinieri di Alba questa mattina nel corso di un controllo in un cascinale occupato da una famiglia di cinesi in frazione San Rocco Cherasca, sotto l'abitazione della famiglia di cinesi, marito e moglie, cinquantenni imprenditori tessili. C'era un laboratorio clandestino, al suo interno erano stipate 9 macchine da cucire, tessuti grezzi e vario materiale per la lavorazione di abiti da donna. Lo spazio era angusto, senza servizi igienici, con sporcizia e cibo avanzato dappertutto. I macchinari non erano a norma. Per i due e per il proprietario dell'immobile, un pensionato albese di 60 anni, è scattata l'immediata denuncia.
4 stanze tematiche distinte per prodotti e colori. Così si presenta la seconda edizione di Artò, il Salone delle Attività Artigiane, in mostra fino al 31 maggio al Lingotto Fiere di Torino. 4 aree nelle quali si concentra l'innovazione, la tradizione, i luoghi e infine i sapori. Una buona occasione per le oltre 200 aziende che hanno aderito alla fiera di promuovere l'artigianato italiano d'eccellenza, la qualità artigiana e l'unicità di queste lavorazioni nate dalla tradizione applicata all'arte e al design. Ma anche una buona occasione per i visitatori che avranno, oltre la possibilità di visitare gratuitamente il salone, anche quella di acquistare direttamente dalle mani dell'artigiano questi pezzi unici. Sì, questa è la seconda edizione, Artò è nata lo scorso anno, già dalla prima edizione in collaborazione con Regione Piemonte e Unione Camere, che hanno fortemente voluto con Lingotto Fiere una manifestazione di questo tipo che, diciamo, si differenzia dalle altre del settore perché noi ospitiamo solo aziende iscritte all'Albo Artigiani, e questa è un punto di forza per una mostra di questo tipo, e ospitiamo l'artigianato e quindi il saper fare della Regione Piemonte, ma non solo, anche delle altre regioni. E quindi sì, perché in un anno complesso come questo, uno spazio come Artò, quindi uno spazio espositivo, uno spazio di visibilità per queste realtà artigianali che spesso sono molto piccole, è fondamentale. Voluta da Regione Piemonte e Unione Camere Piemonte, Artò diventa dunque una buona vetrina per l'artigianato piemontese, ma anche il contesto ideale per il riconoscimento a 194 di queste imprese del marchio Eccellenza Artigiana, nato con il preciso scopo di tutelare la qualità del prodotto. E sarà magna l'economia a rilevare il controllo di Opel da General Motors. La vita va avanti, è il commento dell'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne. La trattativa è stata peggio di una soap opera brasiliana. Per il presidente di Fiat, invece, Luca Cordero di Montezemolo, è presto per pensare al piano B. Adesso ci concentriamo su Chrysler, ha commentato. Al resto penseremo dopo. È iniziato l'aumento di capitale Enel, un'operazione che coinvolge direttamente decine di migliaia di azionisti in Italia e in Piemonte. A Luca Torchia, responsabile Investor Relations Enel, abbiamo chiesto di tracciare un profilo dell'operazione. L'operazione di aumento di capitale dell'Enel è un'importante operazione strategica che corona un processo di crescita internazionale che ha fatto di Enel una realtà globale operante nel settore energetico e presente in ben 22 paesi del mondo. Ciascun azionista potrà cogliere l'opportunità di partecipare a questo processo di crescita e ai risultati positivi che ne deriveranno. Come farà? Potrà sottoscrivere l'aumento di capitale attraverso l'acquisto di nuove azioni. In altre parole, ogni piccolo azionista avrà il diritto di sottoscrivere nuove azioni, o meglio di acquistare nuove azioni, in proporzione alle azioni già detenute. Ricordiamoci che Enel è stata caratterizzata come società molto generosa nella politica dei suoi dividendi. Dal collocamento nel 1999 ad oggi, a tutti gli azionisti Enel sono stati già pagati più di 4 euro in dividendi. L'occasione è dunque da non perdere. Enel invita tutti i suoi azionisti a consultare il prospetto informativo disponibile nel sito della società e a prendere contatto con la propria banca o intermediario finanziario per verificare le date e i tempi tecnici per esercitare il diritto d'opzione. Per informazioni si può telefonare al numero verde Enel 800 13 2323, accedere al sito www.enel.it oppure inviare una mail all'indirizzo infoenel@aucap.it. È stato venduto il castello in cui Carla Bruni, attuale First Lady di Francia, ha trascorso la sua infanzia. Villa Ceriana, sulle colline di Castagneto Po, a 25 km da Torino, è stato comprato per 17 milioni e mezzo di euro dal principe dell'Arabia Saudita Al-Waled Al-Saud, considerato il 13° uomo più ricco del mondo. L'atto è stato sottoscritto lo scorso 19 maggio nello studio di un commercialista torinese. Una mostra dedicata alle chitarre e agli uti a Savigliano dal 30 maggio al 21 giugno. Di che cosa si tratta? Allora, Rosa Sonora, la quarta edizione, è una mostra relativa alle chitarre, agli uti, mandolini e arpe dal 16° al 20° secolo. E abbiamo ripetuto la mostra perché ha avuto successo nelle altre edizioni. L'apertura è dal 30 maggio al 21 giugno, nei fine settimana. A ogni edizione della mostra viene pubblicato un libro. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta e cosa ci racconta.
per quest'anno ho avuto la fortuna e il piacere di pubblicare un libro molto particolare, intitolato Calligrafia secolare della chitarra, riguarda tutte le tipologie di scrittura e tutte le nuove trasformazioni che si sono succedute nei secoli, dalla metà del 500 alla metà del 700.